Allora, dottore, da dove partiamo? Dalla importanza del premio, dal significato che ha, dalla ricerca che lei sta facendo insieme ad altri suoi colleghi, che ha in cima la preoccupazione per un inquinamento a livello mondiale che sta crescendo sempre di più. Come mettiamo in ordine questi elementi? Ma prima di tutto ovviamente vorrei ringraziare l'organizzazione di questo premio, perché comunque ha dimostrato coraggio nel proporre un premio di questo tipo. Comunque non è facile da trovare una manifestazione di questo tipo, soprattutto in Basilicata. Poi venendo alla mia ricerca, sì, ha un significato importante dal punto di vista della ricerca ambientale, dalla ricerca di trovare nuovi materiali da costruzione che siano meno impattanti e di coniugare anche diversi settori poi dell'industria, quindi quella della produzione di energia con quella della produzione di materiali per costruzione e materiali di ingegneria civile. Il lavoro è stato improntato proprio su questa base e grazie anche ai miei colleghi e agli altri componenti del gruppo di lavoro abbiamo raggiunto importanti risultati da questo punto di vista, ponendoci comunque come un gruppo all'avanguardia in questo campo di studio. Dottore, da Rio Nero a Stoccarda mi verrebbe da dire, che poi è la realtà, perché in effetti questa ricerca, ricordiamolo, è stata pubblicata su una rivista tedesca a dimostrazione, ma voglio dire, diventa quasi retorico dirlo, che voglio dire, in Basilicata vi sono cervelli d'eccellenza. Sì, noi cerchiamo generalmente di lottare con magari carenza di attrezzature non proprio innovative e dell'ultima generazione, però con il nostro capitale umano, con la nostra forza, con l'impegno, con il lavoro cerchiamo di sopperire a queste lacune e anche questo è un altro punto di forza, quello di riuscire ad aprire canali di comunicazione con altre università, con altri enti di ricerca che ci facciano comunque maturare esperienze e trovare collaborazioni in fase di studio che poi diano risultati proficui. Per concludere, un ricercatore ha sicuramente nel cassetto una ricerca che magari la sera coccola, no? Accarezza in qualche modo, ecco. E per lei è la stessa cosa? Ma diciamo che in questo momento la sera si è abbastanza stanchi e non si ha in modo di sognare. Sicuramente quel che si sogna è di riuscire a continuare a lavorare in questo mondo. Si fa fatica ovviamente, c'è chi va via, c'è chi rimane, alla fine non vince né chi va né chi rimane qui, è una sconfitta per entrambi perché tutti cadiamo a compromessi, chi cerca condizioni migliori di lavoro magari va via, chi è ancora attaccato alla sua terra, al suo cibo, alla sua famiglia, cerca di rimanere, però sempre cadendo nel compromesso. Io spero che in futuro questo non accada e che si instaurino politiche adatte affinché ci sia un rientro e una permanenza di tutti i ricercatori qui. Tra l'altro lei in un territorio molto bello, Rio Nero, la parte del Vulture, è davvero un territorio straordinario. Sì, per questo dicevo che è molto difficile poi abbandonare queste zone, dal punto di vista naturalistico non abbiamo niente da invidiare le zone più floride. È chiaro che cerchiamo di mantenere le radici qui fin quanto è possibile e ci speriamo. Allora, Lucia Carlomagno nella triplice, quadruplice, non so se si può dire, veste in questa occasione, ma possiamo dire forse la veste che ti piace di più? Sì. Sì, dillo forte, è la veste che mi appartiene, ma perché già vivere a scuola con i bambini a mio avviso è sociale, fare sociale, e poi mi ha lasciato una dura eredità Agnese che voglio portare avanti, non fosse altro che ora sono anche componente del coordinamento nazionale del Don Orione, quindi è una cosa a cui non voglio rinunciare perché evidentemente la scelta l'ha fatta il carisma al posto mio, per cui sì, è la veste che mi connota forse meglio. Ecco, assessore, cosa lascia una serata di questo tipo in cui ecco, la parte anche sentimentale legata alla preside, ma anche l'esempio, perché non è la mente rivolta al passato, ma anche ovviamente al presente e al futuro, con gli insegnamenti della preside Scaldaferri, poi questi giovani che dimostrano la vitalità della nostra regione, ecco. Allora, in questo così, con questa domanda forse c'è più connessione
tra i ruoli che occupo in questo momento. Gli insegnamenti di Agnese sono quelli che conosce un po' tutta l'Auria, la sua autorevolezza, ma fortemente il suo pensiero ai ragazzi e all'istruzione, ed è quello che vorremmo portare avanti, ecco perché la ricerca, il premio alla ricerca scientifica, proprio perché è il settore in questo momento che forse è il più penalizzato. È venuto fuori dal convegno in tutti i modi, ma lo leggiamo sulla stampa, vediamo la fine che fanno purtroppo i nostri ricercatori, soprattutto quelli che non riescono a procedere nella ricerca per mancanza di fondi. A noi purtroppo è un riconoscimento simbolico, è vero che abbiamo consegnato un assegno a tutti e due, però è veramente è irrisorio come quantità, però volevamo dare un'impronta forte, volevamo sottolineare la ricerca come momento che dovrebbe essere condiviso da tutta la comunità, ma da tutte le istituzioni, perché i tagli partono dal mondo della scuola, partono dalla ricerca, si fermano sulla ricerca, e sarebbe essenziale invece risparmiare su qualche altro versante, ma contare sui giovani, perché sono la nostra forza, sono il nostro futuro e sono quelli che ci danno la forza anche per andare avanti, così come succede a me all'associazione, perché la presenza di tanti ragazzi che tengo intorno e che mi seguono le varie attività, e questo mi dà la forza anche di continuare e non mollare nessuno dei settori, perché lo devo fare anche per loro. Allora, un professore che ci mette tanto entusiasmo nella sua attività, e si nota, si è notata qui sul palco questa sera, ma anche, a dire la verità, l'anno scorso. Lei accompagna gli studenti non solo dentro l'università, ma anche fuori. Ma quello che è un dovere di un ricercatore anziano come me è quello di creare opportunità per i giovani. Noi viviamo un momento molto difficile, la ricerca, diciamo, da anni soffre di mancanza di finanziamenti, abbiamo necessità di crescere e attrarre nuove leve, nuovi cervelli qui nel nostro territorio, e quello che deve fare un ricercatore anziano è quello di lavorare, cercare di essere competitivo e mettere in campo progetti, soprattutto per far sì che in futuro ci siano in Basilicata, diciamo, brillanti ricercatori, far sì che, diciamo, i nuovi giovani siano molto più bravi di noi e che possano dare un contributo allo sviluppo della Basilicata. Professore, una coda un po' dolce e amara, si parlava dei ricercatori che sono fuori, alcuni che probabilmente si accingono a fare questo percorso, a staccare questo biglietto di solo andata, mi è parso di capire, però c'è anche tanta speranza in quello che lei ha detto, e però anche in questo caso, insomma, ecco, forse non è completamente un male che i giovani si fanno valere ormai in un mondo globalizzato. Allo stesso tempo, però, queste eccellenze, se rimangono in Basilicata, sicuramente danno una mano a questa regione. Sì, questo è un punto veramente molto delicato. Io, a costo, come dicevo prima, di forse dire una cosa che può essere anche un po' ruvida, dico: non ci preoccupiamo troppo dei giovani che vanno fuori. Io credo che se un giovane brillante ormai nel mondo globalizzato può trovare opportunità in America, in Europa, può trovare opportunità dovunque. Quello che secondo me è fondamentale è che dobbiamo far creare, diciamo, dei laboratori all'altezza che possano, diciamo, in qualche modo attrarre giovani anche qui in Basilicata. Quello che noi dobbiamo fare è aumentare la nostra capacità di attrazione. Sembrerà un controsenso, ma invece di preoccuparci di chi va via perché trova, diciamo, palcoscenici importanti all'estero, dobbiamo fare anche in modo di costruire dei palcoscenici per chi vuol venire in Basilicata. Allora, quando intervistiamo l'architetto Boccia non sappiamo come definirla, perché è davvero una personalità assoluta, non solo in Basilicata, no, volevo dire Lauria, ma mi sono corretto, addirittura la parola Lauria non l'ho proprio pronunciata, perché ormai l'architetto Boccia ha un ruolo internazionale.
E questi incontri, no, locali, no, rispetto all'internazionalità, fa capire insomma la cifra di un impegno dell'architetto un po' diciamo a tutto tondo, anche con degli spunti che ha dato su questi giovani che vanno, che tornano, che probabilmente avranno sempre più difficoltà in una università che, mi pare di capire, lei ama, però critica anche. No, io non è che amo, io in genere sono abituata a dire le cose con grande chiarezza. Dico che le università pubbliche sono in un momento di grande crisi. Sono in un momento di grande crisi perché tutte quante le difficoltà economiche si riversano purtroppo in quello che sembra un settore non necessario come quello dell'università, dell'istruzione, della ricerca, e che rischia di rendere di nuovo il paese diviso in classi sociali. Nel senso che famiglie di persone che già non hanno lavoro, l'ho detto questa sera, che sono in grande difficoltà, se non hanno la fortuna di abitare in un centro dove c'è la sede universitaria, sono costretti a ritirare dagli studi i propri figli. Questo per me è un dolore insopportabile, perché significa far ritornare il paese all'indietro. Le tasse universitarie sono aumentate moltissimo, i costi sono altissimi, non abbiamo programmi di investimento per le residenze universitarie. E quindi per una famiglia meridionale di un piccolo paese mantenere un figlio agli studi oggi è pesante. Lei lavora con tanti giovani, quando vede questi giovani che primeggiano in Europa cosa pensa? Io sono contentissima e lo so che noi abbiamo un patrimonio di cervelli, di intelligenze straordinario, da fare invidia a tutto il mondo. Purtroppo spesso questi talenti non trovano la giusta collocazione, e quindi è sempre un grande dispiacere vedere che poi devono andare altrove. Però so che siamo un paese, per questo io sono fiduciosa per il futuro. L'Italia ce la può fare perché ha questi giovani straordinari. Allora, i presidi sono sempre un po' sulla breccia quando vi sono questi tipi di incontri, e perché si parla di studenti, si parla di giovani ricercatori, e chiaramente i dirigenti scolastici sono poi momenti importanti, sono volani, possono diventare anche dei volani per questi studenti, è così. Ti ringrazio, direttore, per avermi dato la possibilità di esternare un mio pensiero e di ribadire l'importanza della rete sul territorio per cercare di dare una risposta ai bisogni dei nostri ragazzi. Vedete, i nostri ragazzi, mentre noi partecipiamo a convegni, mentre noi facciamo lezioni nelle aule, quando escono da scuola frequentano altre classi, sono le classi virtuali, sono le classi di Facebook, e noi non riusciamo a controllare quello che accade in quelle. Sono anche degli ambienti molto invitanti per i ragazzi, per cui la scuola da sola non può vincere questa emergenza educativa che si è creata nella società attuale. Soltanto facendo rete tra la scuola, le associazioni di volontariato, il mondo una comunità attiva su un territorio, possiamo forse dare delle risposte ai nostri ragazzi e vincere questa emergenza educativa. Mi piace ripetere anche un altro concetto. Prima la scuola era un volano per poter accedere al mondo del lavoro. L'ho definito durante i lavori della manifestazione un ascensore sociale. Consentiva di entrare nel mondo del lavoro, avere un impiego. Adesso non è più così. Il ragazzo mi chiede: allora, dirigente, perché io dovrei studiare? Io devo dare una risposta, perché senza lo studio si è tagliati fuori dalla realtà, si è tagliati fuori dalla società, si è emarginati. Soltanto con gli strumenti della cultura, gli strumenti del sapere, gli strumenti della conoscenza, i nostri ragazzi possono galleggiare, possono orientarsi in questa società, e lo dico spesso, possono vivere la loro vita e non la vita di altri. Preside padrone di casa, però è troppo poco. Il preside Straface è sicuramente attento a quanto si muove, no? Soprattutto poi nelle giovani generazioni. Questo premio dedicato alla preside Scaldaferri vuole valorizzare le giovani generazioni, i giovani ricercatori. Intanto è giusto che la preside Scaldaferri sia ricordata per quello che ha fatto, per tutto quello che ha dato alla scuola. E, come diceva l'assessore Rossi nel suo intervento
rivolgendosi quasi a noi attuali dirigenti scolastici, non ci sentiamo affatto sminuiti, perché la nostra figura non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella, alla grandezza che ha espresso la preside Scaldaferri negli anni. Peraltro è proprio la figura di chi dirige la scuola che è cambiata da un po' di tempo a questa parte. E oggi noi viviamo sulla nostra pelle una situazione in cui veramente a noi viene chiesto quasi di fare i prestigiatori, cosa che purtroppo non siamo e non mi stancherò mai di dire che la scuola italiana in questo momento vive un periodo molto molto difficile, con un vuoto normativo enorme che speriamo il governo attuale possa quantomeno porre le basi almeno per avviare una riforma della scuola che sia veramente degna di questo nome, perché quello che stiamo assistendo, noi assistiamo quotidianamente a dei proclami e quindi che però poi di nulla di produttivo e nulla di efficace per la buona riuscita, anche per far sì che le nuove generazioni abbiano una linea, voglio dire, precisa da seguire. In ogni caso noi andiamo avanti e chiaramente gli esempi di questi personaggi che prima di noi hanno avuto la responsabilità di educare tante generazioni ci accompagnano, perché poi al di là del vuoto normativo, al di là di quello che succede, è chiaro che il nostro ruolo è un ruolo delicatissimo, perché abbiamo delle nuove generazioni, delle giovani generazioni da formare. Nel nostro caso entrano all'età di 13 anni, escono all'età di 19, di 18, 19 anni, quindi escono adulti, e credo che una comunità educante, al di là di quelli che sono i codici disciplinari, deve anche poter educare alla vita, soprattutto a che questi giovani abbiano la lungimiranza, abbiano la capacità di fare delle scelte consapevoli, si possano misurare con i giovani con i giovani coetanei di altre nazioni europee che però purtroppo vanno avanti, perché negli altri paesi europei si dà molto spazio alla scuola, all'istruzione, cosa che invece in Italia questo non avviene. Questi giovani ricercatori premiati questa sera. È una bellissima iniziativa, certo ce ne vorrebbero un po' di più. Poi a me piange il cuore sentire ragazzi così giovani, così brillanti, che sono costretti a farsi avanti in paesi europei. E nello stesso tempo mi piace come gli altri paesi europei siano così accoglienti e siano così in grado di individuare immediatamente le peculiarità, la capacità di questi giovani, cosa che noi non siamo in grado di fare. In Italia, io lo dico sempre, in Italia noi non sappiamo riconoscere le eccellenze. Il merito. Ma non soltanto il merito, le eccellenze. Noi ci facciamo sfuggire i giovani migliori. Allora, dovremmo partire da un ricordo della preside Scaldaferri, lo facciamo alla fine. Parliamo del merito, perché un elemento che in questa serata è stato evidenziato più volte è la meritocrazia. Lo stesso premio è un momento di meritocrazia, perché come sappiamo vi è il CNR con il MOV che scelgono alcuni ricercatori. E chiaramente per un sindaco è questa la strada maestra. Questa è la strada maestra, ma soprattutto credo che bisogna investire sull'eccellenza e sul merito, perché è l'unica chiave di volta di un possibile sviluppo e riconoscimento di un ruolo e di capacità di autorevolezza. Ovviamente oggi però il più grande rammarico è che bisogna parlarne di questo, dopo che non si è fatto questo per tanti anni e per tanto tempo. Sarebbe stato, secondo me, ci saremmo trovati in una condizione completamente diversa se invece di predicarlo oggi l'avessimo praticato già da tempo precedentemente, e forse oggi ci troveremmo anche con una realtà sociopolitica completamente diversa, perché avremmo magari guardato realmente le difficoltà che negli anni si sono
poi consumate e oggi portano a grandi emergenze. Sindaco, mi permetto di fare una domanda personale al sindaco, all'amico Gaetano Metidieri. Io so che ti do del tu perché dare delle è complicato anche se così in questa intervista, ecco, però diamoci del tu. E, io so che ad un certo punto della tua vita, ad un certo punto della tua carriera professionale, tu potevi scegliere se rimanere a Roma probabilmente o comunque fuori dalla Basilicata o in Basilicata e a Lauria, anche con delle incognite, perché probabilmente a Lauria probabilmente c'era anche una condizione più favorevole rispetto a come adesso, però insomma le incognite c'erano tutte. Cosa spinse il giovane architetto Gaetano Metidieri a ritornare a Lauria? Sappiamo anche che a Roma Gaetano Metidieri si era molto inserito. Beh, ti devo essere sincero, cioè, allora, le osservazioni che poc'anzi facevo ovviamente non sono solo legate a Lauria, il contesto è molto più ampio e quindi le difficoltà non sono solo a Lauria ma sono dovunque, a cominciare proprio da Roma. Il problema è che sì, probabilmente la mia vita sarebbe stata diversa perché ho fatto una scelta, cioè ho rinunciato a proposte di lavoro, ho rinunciato già a lettere di assunzione, quindi non perché il mio obiettivo non era quello di rimanere altrove, ma poter dare quello che di me di buono c'era, darlo sulla mia terra e quindi nel mio paese, fortemente radicato, e qui sono voluto fortemente tornare e dare a quello che potevo nella mia realtà. Ancora sono soddisfatto e contento della scelta fatta, perché non me ne pento e sono convinto che nelle mille difficoltà forse è servito quel poco di impegno più qua che altrove. Però oggi diventa uno sforzo che invece dovremmo poter permettere, cioè una scelta che dovremmo poter permettere anche ad altri che vorrebbero farla e non sono in condizione di farla. Sono passati da quel momento che fece questa scelta, sono passati più di 20 anni, quindi ovviamente è tanto, però speriamo di poter di far sì che questi valori siano diciamo i valori portanti di una costruzione di una speranza, e su questo credo dobbiamo impegnarci ognuno di noi, ognuno nel proprio ruolo e nel proprio impegno quotidiano. Un'istantanea per chiudere su Agnese Scaldaferri? Che la presa di Scaldaferri può essere uno di quei riferimenti che oggi può essere tenuto diciamo a memoria per poter avere un messaggio di come si possa lavorare, di come si può essere autorevoli senza essere autorità o autoritari, solo e esclusivamente con l'impegno, con la capacità, la qualità e la grande disponibilità verso gli obiettivi che ci si prefigge. E questo è quanto ci ha insegnato la presa di Scaldaferri, e credo che questo debba essere per noi, per ognuno di noi nel proprio quotidiano, un riferimento costante.